Buongiorno a tutti. A fare i conti con l'ambiente incontriamo l'ingegnere Roberto Nicolucci, presidente della Tecno, un partner storico della manifestazione. Una breve presentazione: Roberto è ingegnere meccanico trasportista, ha lavorato in Italia e all'estero nell'industria della cantieristica navale, nell'oil and gas, nella petrolchimica e nella cantieristica civile come project engineer e project manager. Quindi si occupa di tutti i temi della sicurezza, igiene occupazionale, sostenibilità ambientale, con particolare riguardo alle problematiche inerenti alla logistica, alle macchine operatrici e ai mezzi terrestri. Oggi parliamo con Roberto di un tema molto importante nello sviluppo anche delle smart cities, che è il futuro della mobilità individuale alla luce della transizione energetica. Buongiorno Roberto. Buongiorno. Ecco, prima domanda: per quale motivo negli ultimi anni si è posta tanta attenzione sul tema della sostenibilità nella mobilità delle persone e delle merci? La risposta la troviamo nel fatto che tra le attività antropiche la mobilità di merci, persone e servizi incide sulle emissioni dei gas serra a livello globale all'incirca per il 15%. Se poi ci limitiamo a considerare la sola Unione Europea, questo valore oltrepassa addirittura il 25%. E i tre quarti delle emissioni riguardano il trasporto terrestre e il 60% di queste ultime è a sua volta generato dall'utilizzo di autovetture e per la restante parte da altre tipologie di veicoli. Si tratta quindi di un settore che, sebbene non sia il principale responsabile, contribuisce significativamente allo squilibrio del ciclo naturale di emissione e di riassorbimento dell'anidride carbonica. Ecco, da quanto tempo i governi hanno messo nel mirino la mobilità per quanto riguarda le emissioni di carbonio? Possiamo dire che tutto è iniziato con la firma del protocollo di Kyoto. Dal 97 le attività di trasporto sono state inserite tra le attività target per il contenimento dei gas serra, anche perché tra le attività antropiche sono quelle che hanno fatto segnare nell'ultimo secolo il maggior incremento, addirittura del 60% negli ultimi 30 anni. Si è ritenuto quindi che fosse un impegno imprescindibile per tutti i paesi fornire un contributo al fine di limitare le emissioni climalteranti anche in quella che è la nostra mobilità quotidiana. E l'attenzione a questo tema da parte dei paesi industrializzati deve essere poi particolarmente alta, non solo perché emettiamo più anidride carbonica, ma anche perché in vaste aree della Terra, dove oggi vivono almeno 2 miliardi di persone, tra cui molti paesi asiatici, in misura crescente anche paesi africani, non possiamo eliminare deforestazioni, colture e allevamenti estensivi che provocano grandi emissioni e al contempo un più ridotto riassorbimento della CO2 se vogliamo assicurare a questa larga fetta di popolazione il sostentamento alimentare. Ecco, quali sono le iniziative a livello sovranazionale nell'ambito di questo tema mobilità? Le iniziative sono numerose, alcune sono specifiche, altre trasversali. Ne citiamo solo qualcuna: il protocollo di Kyoto, a cui accennavamo prima, i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile fissati dall'ONU per il 2030, dove numerosi obiettivi riguardano proprio la mobilità, e il programma Fit for 55 promosso dall'Unione Europea. Queste sono solo alcune delle iniziative che a livello internazionale hanno fissato obiettivi stringenti per modificare le logiche di mobilità nell'ottica proprio di limitare l'effetto serra. Ma quindi dal lato operativo come si può intervenire? Può intervenire in tanti modi, innanzitutto cercando di ridurre l'utilizzo individuale delle autovetture, promuovendo quella che viene detta soft mobility, cioè gli spostamenti a piedi, in bicicletta, incentivando il trasporto pubblico, il ride sharing, il vehicle pooling e in generale incentivando tutte le forme di mobilità condivisa, al fine da un lato di ridurre le emissioni di gas serra, ma al contempo anche le emissioni acustiche, il congestionamento del traffico, non in ultimo il consumo del suolo destinato al parcheggio. Pensiamo che in alcune città oggi raggiunge addirittura il 40% del suolo destinato alla viabilità a fronte dello spostamento del solo 20% delle persone. Quindi l'obiettivo comune deve essere quello di muovere le persone, non più i veicoli. Ci sono diversi studi che mostrano che nei paesi occidentali la mobilità pedonale può essere facilmente incentivata per spostamenti che avvengono fino a un raggio di 800-1000 metri, la mobilità ciclabile fino a un raggio di 2,5 km. Per spostamenti più lunghi occorre promuovere altre modalità e intermodalità.
Si tratta di parametri di riferimento che sono conformi al concetto delle cosiddette 15-minute city o di superblock, che sono filosofie urbanistiche già adottate da città, quali Parigi, Barcellona, Copenaghen, Ottawa, Melbourne, solo per citarne qualcuna. Ad esempio a Copenaghen e ad Amsterdam, in qualsiasi stagione, la bicicletta viene utilizzata da quasi il 50% della popolazione per spostamenti fino a 6-7 km. Si tratta di un'evoluzione che non può però prescindere dalla disponibilità di infrastrutture e di servizi pubblici e privati, per cui alla fine la mobilità individuale con l'utilizzo di un mezzo privato resterà ancora a lungo una forma molto diffusa in molte parti del mondo. Ma secondo la tua esperienza, quali sono le più efficaci misure di contenimento delle emissioni relativamente al trasporto effettuato con un mezzo privato? L'emissione di CO2 da parte dei veicoli dotati di un motore a combustione interna è ineliminabile semplicemente per il fatto che deriva dalla reazione più o meno stechiometrica del combustibile, che è costituito da catene di atomi di carbonio e idrogeno con l'ossigeno contenuto nell'aria. L'emissione di anidride carbonica rappresenta all'incirca il 15% dei gas di scarico di un'autovettura a motore termico. Per ogni chilogrammo di combustibile che viene bruciato viene messa una quantità di anidride carbonica che è circa pari a 2,5 kg. Quindi già la semplice riduzione dei consumi comporta automaticamente una riduzione delle emissioni di CO2. Per quanto riguarda altri inquinanti, che costituiscono l'85% delle emissioni, che sono ossidi di zolfo, ossidi di azoto, idrocarburi incombusti, il monossido di carbonio, che, ricordiamolo, nel catalizzatore della nostra autovettura viene proprio ritrasformato in CO2. E non in ultimo il particolato fine e ultrafine, abbiamo già raggiunto obiettivi significativi che saranno ulteriormente migliorati con l'entrata in vigore delle prossime normative Euro 7. È interessante osservare come oggi il particolato sia, se non in una misura trascurabile, un prodotto della combustione, non più un prodotto della combustione, provenga quasi completamente dall'usura dei pneumatici, del manto stradale e dei materiali di attrito dei freni. Ci sono diversi studi che affermano che queste emissioni di attrito oggi sono mediamente 17 volte superiori a quelle provenienti dai gas di scarico. Quindi è stato fatto molto in questo campo. Ecco, in tema di propulsori termici, si può affermare che si tratta di una tecnologia obsoleta in relazione al futuro della mobilità? Lo sviluppo dei motori termici, sia a ciclo diesel che a ciclo otto, negli ultimi 100 anni è stato straordinario e ha consentito di raggiungere dei livelli di efficienza elevatissimi nella fluidodinamica, nella termodinamica, relativamente agli attriti interni, nelle catene cinematiche di trasmissione del moto, nel recupero dell'energia. Si sente dire in effetti in modo sempre più frequente che per questo tipo di propulsore esistano dei limiti invalicabili di rendimento tale da renderlo obsoleto e privo di ulteriori possibilità di sviluppo. In realtà la ricerca su questo tipo di propulsore continua senza sosta e oggi, almeno a livello delle applicazioni più alte nel motorsport, si è raggiunta una soglia di rendimento del 50%. E il prossimo obiettivo dichiarato anche recentemente, ad esempio da Pat Simmons, che è il responsabile tecnico della Formula 1, è il raggiungimento, naturalmente sulla spinta di nuovi regolamenti, di un'efficienza addirittura del 60%. È però anche bene ricordare che il miglioramento dell'efficienza energetica di un propulsore e la riduzione delle emissioni di CO2 non sono sempre strettamente correlate, anzi, per quanto riguarda ad esempio le miscele di combustione è esattamente il contrario, più sono povere più si emette CO2, per cui occorre trovare un equilibrio tra le varie esigenze anche in questo campo. Ecco, a questo proposito, è effettivamente una logica secondo te continuare a pensare che il motorsport costituisca un laboratorio per la mobilità del futuro allo stesso modo in cui lo è stato in passato? Certamente che è una logica. Le innovazioni tecnologiche introdotte e collaudate nel motorsport, non pensiamo solamente alla Formula 1, ma anche all'Endurance e ad altre formule, si sono quasi sempre riversati in tempi rapidissimi con costi estremamente ridotti negli autoveicoli di serie. Questa considerazione può essere allargata anche ad altri settori della mobilità e non solo della mobilità. Ad esempio, solo per citarne qualcuno, la Williams Advanced Engineering, la cui attività è profondamente legata al motorsport, che oggi è una delle aziende all'avanguardia nell'ingegnerizzazione delle batterie per la trazione elettrica, è stata recentemente acquisita dal gruppo minerario australiano Fortescue allo scopo di sfruttare la tecnologia elettrica nei trasporti ferroviari legati alle attività di mining. La McLaren, ad esempio,
ha una divisione che opera nel settore della sanità, in cui realizza apparecchiature all'avanguardia, proprio riversando anche tecnologie sviluppate in Formula 1. In realtà la più grande lezione del motorsport è trasversale ed è sintetizzabile nella capacità di passare da un'idea, qualsiasi essa sia, alla sua ingegnerizzazione in tempi brevissimi, una capacità che non ha probabilmente paragoni in altri settori. Abbiamo avuto una prova con i ventilatori polmonari messi a punto e portati in produzione dopo solo qualche settimana, agli esordi della pandemia, proprio di alcune aziende legate all'automobilismo sportivo. Eh sì, grazie. Sì, effettivamente è molto interessante. Comunque è un dato oggettivo che i motori termici abbiano rendimenti molto più bassi rispetto a quelli elettrici. Sì, questo è un dato oggettivo, però paragonare i motori propulsori termici che a livello di produzione di serie oggi hanno un'efficienza reale, a seconda che sia una ciclo 8, ciclo diesel, che si attesta tra il 15 e il 35%, ai motori elettrici che hanno un rendimento nell'ordine dell'80-90%, significa, prima di ogni altra considerazione, trascurare il fatto che la trazione elettrica utilizza una forma di energia molto più raffinata rispetto agli idrocarburi utilizzati nei motori termici. Quindi la produzione, la distribuzione, lo stoccaggio dell'energia elettrica comportano comunque a monte perdite di rendimento e pur sempre una certa emissione di anidride carbonica. Quindi questo significa che esistono comunque emissioni anche da parte dei propulsori elettrici, seppure delocalizzate rispetto al punto in cui vengono utilizzati. Certamente è così. Proprio per questo motivo è stato introdotto il concetto delle cosiddette emissioni well-to-wheel, che prende in considerazione le emissioni realmente prodotte dall'intero ciclo energetico applicato a un veicolo. Si va in questo modo ad aggiungere alla componente tank to wheel, che è quella presa in considerazione dei cicli di omologazione e di fatto dai legislatori di tutto il mondo, la cosiddetta componente well to tank, che è a monte e che prende in considerazione le emissioni dovute alla trasformazione dell'energia primaria nella forma di energia che viene effettivamente utilizzata dal veicolo. Oggi un'auto elettrica viene classificata ad emissioni zero di CO2, ma non è propriamente così. Tutto ciò sempre al netto del fatto che, ad esempio, le emissioni di particolato di un veicolo elettrico, per quello che dicevamo prima, risultano più alte rispetto ad un omologo modello termico, per il semplice fatto che il veicolo elettrico ha una massa più elevata e quindi più elevati attriti di rotolamento. La massa aggiuntiva che un veicolo elettrico oggi deve portarsi appresso per stoccare l'energia che serve al moto, che in un'autovettura può essere fino anche a qualche centinaia di chilogrammi, deriva dalla differente densità gravimetrica di energia che un accumulatore può immagazzinare rispetto a un serbatoio di combustibile liquido gassoso e quindi dalla necessità anche di dotare il pacco batteria di un complesso sistema di raffreddamento, oltre all'elettronica di gestione. La parità di peso, la quantità di energia immagazzinata da una batteria è oggi e resterà purtroppo ancora a lungo di molto inferiore a quello immagazzinabile da un serbatoio che contiene idrocarburi. Il rapporto è 1 a 5, 1 a 6, ad essere ottimisti. Ecco, secondo te il recente impulso, sulla base anche della tua esperienza, l'impulso che c'è stato questo impulso molto elevato nella direzione della mobilità elettrica, è comunque giustificato? Sì, sicuramente è giustificata, è indiscutibile che stiamo vivendo un'epoca di elettrificazione della mobilità che porta senz'altro dei vantaggi, soprattutto in particolari condizioni. Peraltro ricordiamolo che si tratta solo di un rinascimento della mobilità elettrica. Se pensiamo che le prime vetture elettriche sono apparse attorno al 1890 e che fino agli anni 20 del Novecento si dividevano equamente il mercato con le vetture a motore a scoppio e almeno fino agli anni 10 anche con le vetture a vapore. Poi, dopo una cinquantina d'anni di quasi totale oblio, all'inizio degli anni Ottanta è finalmente ripresa la ricerca a livello industriale sugli accumulatori. Risale al 91 l'immissione sul mercato da parte di Sony e della Asahi Kasei delle batterie agli ioni di litio, oggi ampiamente diffuse non solamente nel settore dell'automotive, ma anche nell'elettronica di consumo. Ecco, le batterie agli ioni di litio costituiscono la soluzione definitiva per quanto riguarda l'immagazzinamento dell'energia elettrica a bordo dei veicoli o c'è qualcos'altro? È difficile fare previsioni a lungo termine. Da un lato si è assistito ad un'incredibile evoluzione rispetto alle vecchie batterie piombo acido, dall'altro lato non si sono fatti i progressi che probabilmente ci si sarebbe aspettati in termini di energie specifiche, quindi di densità gravimetrica e volumetrica dell'energia immagazzinabile nelle batterie. Potremmo anche dire, semplificando al massimo, che si è sfruttato il progresso tecnologico per ottenere a parità di peso,
parte anche a parità di volume, un'autonomia, una capacità di erogazione di energia notevolmente superiori, questo sì. Restano però ancora tanti limiti che non sono solamente quelli del peso, del volume e in sintesi dell'autonomia, resta il rischio di cedimento delle singole celle per difetti di costruzione, per danneggiamento a seguito di un incidente o a seguito del superamento dei parametri di carica che a volte causano, oltre al surriscaldamento, anche la formazione di dendriti che a loro volta tendono a danneggiare i materiali isolanti con il conseguente innesco di una reazione a catena che, partendo dalla singola cella, va a interessare rapidamente tutto il pacco batterie. Quindi il fenomeno cosiddetto del thermal runaway, di cui si tende a non parlare, non va trascurato, perché in alcune particolari condizioni può portare dal surriscaldamento all'incendio incontrollato, allo sviluppo di gas e quindi alla potenziale esplosione del pacco batterie, nonostante tutti i sistemi di controllo e di sicurezza di cui è dotato l'accumulatore. Così come non vanno trascurate le più complesse procedure di intervento in caso di guasto al sistema di alimentazione o, peggio ancora, in caso di incidente. Considerando che a bordo delle auto più performanti oggi sono presenti tensioni anche di 600-800 volt. La legge della fisica non le possiamo mutare. Quindi se desideriamo alte prestazioni dobbiamo fare i conti con alte intensità di corrente e alte tensioni. Questo è inevitabile. Quale potrebbe essere quindi una previsione relativamente alla soluzione più sostenibile per la mobilità delle persone nei prossimi decenni? Le politiche di soft mobility, a cui accennavamo prima, contribuiranno senz'altro in molte aree del mondo a decongestionare le aree urbane. Pensiamo che si prevede che nel 2050 risiederà il 70% della popolazione mondiale in aree urbane. Ci sarà tuttavia sempre la necessità di spostarsi con altre modalità, sia nelle aree urbanizzate che a maggior ragione in quelle periferiche e rurali. Per quanto riguarda il trasporto terrestre, La previsione più semplice riguarda senz'altro il trasporto a guida vincolata, quindi i treni, le metropolitane, i tram. La trazione elettrica costituisce già oggi la soluzione ideale, soprattutto dove l'alimentazione può avvenire attraverso l'infrastruttura, quindi dove non serve immagazzinare e trasportare l'energia a bordo dei veicoli. E per il trasporto pubblico locale a guida libera, ad esempio per gli autobus, dove l'autonomia, la massa, lo spazio e il richiesto degli accumulatori non rappresentano criticità, la trazione elettrica costituisce altrettanto una soluzione valida. Stesso si può prevedere che accadrà anche per una certa quota di mobilità che riguarda i veicoli leggeri, se pensiamo alle city car, ai furgoni per le consegne in ambito urbano, soprattutto in quei casi dove l'utilizzo è compatibile con prestazioni dei veicoli contenute e tempi di ricarica lunghi, quindi con tensioni e correnti limitate che non stressino la rete di distribuzione e le batterie. Per la mobilità individuale con utilizzo misto urbano ed extraurbano avranno certamente grande diffusione i powertrain ibridi, dove, come per gli elettrici puri, si può trarre anche un sensibile vantaggio energetico del recupero dell'energia cinetica in fase di frenata. Non dimentichiamoci che il recupero dell'energia cinetica e la sua restituzione sotto forma elettrica e il recupero dell'energia dei gas di scarico mediante il turbocompressore costituiscono le uniche forme energetiche realmente gratuite con un impatto ambientale nullo che già abbiamo a bordo delle nostre autovetture. In definitiva, la soluzione ibrida o elettrificata, che dir si voglia, assomma i vantaggi del puro elettrico, ovvero la possibilità di muoversi con emissioni tank to wheel pari a zero, con quelli del termico, in termini di autonomia, disponibilità e rapidità di rifornimento. Questo da un punto di vista tecnologico. Per il resto occorrerà lavorare sul cambiamento della cultura della mobilità delle persone. Quindi i veicoli elettrici ed elettrificati rappresentano dunque il futuro della mobilità? A favore della mobilità elettrica ha sempre giocato, e sarà così anche in futuro, l'estrema semplicità meccanica, fatta eccezione per il pacco batterie, anche i costi di sviluppo, di costruzione, di manutenzione relativamente contenuti, il ridotto rischio di rottura degli organi meccanici, in generale la maggior facilità di guida. Considerando l'intero ciclo di vita di un'autovettura elettrica, non vanno però dimenticate le maggiori emissioni di carbonio derivanti dalla produzione degli accumulatori. Si stima oggi che mediamente occorrono 70.000 km percorsi ad emissioni zero per compensare il disavanzo di emissioni di CO2 accumulato durante il ciclo di produzione di un veicolo elettrico. Ecco, molte case automobilistiche hanno dichiarato, a seconda dei casi, che a partire dal 2030, dal 2035, dal 2040, non produrranno più veicoli con motore a combustione interna. Si tratta di un'affermazione verosimile?
No, oggettivamente non è verosimile. Numerosi analisti del settore oggi ipotizzano che nel 2035-2040 il parco circolante sarà ancora prevalentemente costituito da veicoli che a bordo avranno un propulsore termico. E questi stessi analisti osservano come oggi le attività di marketing delle case automobilistiche abbiano il principale scopo di spingere gli utenti all'acquisto di vetture elettriche o elettrificate al fine di ridurre il consumo di flotta, cioè il consumo medio della gamma di auto in listino attraverso la vendita dei veicoli a emissioni tank to wheel pari a zero. È un rapporto relativamente recente pubblicato dalla PA Consulting Group stimava, in riferimento all'anno 2021, quindi l'anno passato, pari a 4 miliardi e mezzo di euro le sanzioni da versare all'Unione Europea a carico del gruppo Volkswagen, proprio per lo sforamento del limite di flotta dei 95 grammi per chilometro di CO2 emessa, che è il limite imposto dalle norme comunitarie. Mentre per Stellantis prevedevano complessivamente un esborso pari a 3,4 miliardi di euro. Quindi risulta evidente l'interesse ad abbassare i consumi di flotta, inserendo a listino e promuovendo la vendita di veicoli a basso o addirittura zero emissioni allo scarico. Ci sono però tante altre considerazioni che potrebbero frenare bruscamente la diffusione della soluzione elettrica. A questo punto tralascerei qualche esempio perché abbiamo ancora pochi minuti. Passerei a questa domanda, diciamo riepilogativa. Secondo te, quali altre forme di energia potrebbero essere impiegate in futuro nell'ambito della mobilità? La strada tecnicamente percorribile è quella degli idrocarburi sintetici prodotti facendo ricorso ad energia ricavata da fonti rinnovabili. Le soluzioni che si prospettano sono quella già collaudata dei biocarburanti ricavati da rifiuti, da scarti, da produzione agricola, zootecnica, dell'industria alimentare, non impattanti comunque per la sicurezza alimentare, e dei cosiddetti e-fuels o electrofuel, che sono degli idrocarburi sintetici prodotti partendo dall'idrogeno, possibilmente ricavato dall'acqua per idrolisi, combinato con il carbonio prelevato dall'esubero di CO2 prodotto da attività antropiche. In quest'ultimo caso si tratta di idrocarburi completamente rinnovabili, sia per quanto riguarda l'energia impiegata per la loro produzione che per la parte di vera e propria sintesi, perché si fa esclusivamente ricorso a due elementi che sono l'idrogeno e il carbonio, la cui disponibilità è limitata. Pur non azzerando le emissioni di CO2 allo scarico, i combustibili sintetici possono comunque garantire un risultato di carbon neutrality. Al momento, il rovescio della medaglia è costituito dal fatto che per produrre questi carburanti sintetici occorre una quantità di energia molto elevata, anche 6-7 volte quella che servirebbe per compiere lo stesso tragitto utilizzando direttamente l'energia in modalità elettrica. Con gli e-fuel, da un lato, elimineremmo tutti i problemi legati alla produzione delle batterie, avremmo come contropartita altri aggravi di impatto ambientale dovuti al maggior numero e alle maggiori dimensioni degli impianti necessari per produrre l'energia per la loro sintesi. In termini di sostenibilità complessiva, si tratta di un'opzione che presenta però il vantaggio di salvaguardare quasi integralmente l'attuale filiera degli idrocarburi fossili, ossia la possibilità di riconvertire in un modo relativamente poco oneroso raffinerie, terminali, navi, oleodotti, depositi, la rete di distribuzione retail, oltre naturalmente al vantaggio di poter utilizzare il bagaglio della tecnologia di motori termici che abbiamo sviluppato negli ultimi 100-120 anni. E con questa scelta non trasformeremmo in stranded assets ben stimati in migliaia di miliardi di dollari, che viceversa perderebbero la loro funzione nel volgere di breve tempo. È un aspetto non trascurabile quando parliamo di sostenibilità. Il più grande vantaggio sarebbe probabilmente quello di poter stoccare l'energia in una forma stabile, anche quando viene prodotta da fonti discontinue, quali sono spesso le rinnovabili. Quindi l'opzione dei carburanti sintetici è comunque di grande interesse non solamente per il trasporto su gomma, ma anche per quello marittimo, aereo e anche ferroviario, considerando che ad oggi in Europa poco più del 50% della rete è elettrificata, negli altri continenti molto di meno, e che comunque per vari motivi anche in futuro non si potrà mai raggiungere il 100% dell'elettrificazione delle vie ferrate. Ad esempio, recentemente la californiana Metrolink ha raggiunto l'obiettivo di far marciare tutti i propri treni con dei combustibili al 100% sintetici, sfruttando ancora una volta la ricerca che è stata fatta nel campo delle competizioni. Meriterebbe anche una riflessione l'utilizzo dell'idrogeno, sia nelle fuel cell o direttamente come combustibile per i motori termici, anche se per le caratteristiche chimico-fisiche di questo elemento, personalmente condivido il pensiero di alcuni esperti che
che sostengono che l'unica soluzione davvero percorribile sia quella di attaccarsi degli atomi di carbonio. Così facendo torniamo sul tema degli idrocarburi sintetici. Ecco, possiamo fare una conclusione di queste tue riflessioni? Quali sono gli aspetti che ti preme rimarcare proprio per, come saluto finale? Abbiamo ancora qualche minuto per fare queste conclusioni. Ma la conclusione potrebbe essere quella che la sfida della sostenibilità ambientale, sociale ed economica nella mobilità non deve essere ridotta a un confronto tra massa e volumi, kilojoule, densità di energia, rendimenti meccanici e costi di produzione di veicoli dell'energia. Cioè, parlando di mobilità, la sfida della sostenibilità passa anche per una serie di fattori che difficilmente possono essere sintetizzati in numeri e in unità di misura, anche perché c'è una forte componente culturale ed emozionale. Circoscrivendo il campo alla mobilità individuale, sostenibilità significa in tutti i casi libertà di movimento, la possibilità di utilizzare lo stesso veicolo in ambiti territoriali differenti con uguale semplicità, rapidità di approvvigionamento energetico, significa sicurezza nell'uso del veicolo, significa rapidità e semplicità di intervento in caso di incidente. Cioè, alla fine l'obiettivo vero è quello di trovare una soluzione complessivamente sostenibile, non a tutti i costi la soluzione perfetta. Il concetto fondamentale che dovrebbe guidare qualsiasi iniziativa di sostenibilità è quello di fissare un obiettivo che si vuole raggiungere, non imporre una tecnologia o peggio ancora un'ideologia. Il risultato finale dovrà essere costituito da un insieme di soluzioni in cui dovranno convivere esigenze e filosofie differenti, evitando possibilmente scelte prive di un reale fondamento tecnico-scientifico, ma anche prive del più elementare buonsenso e soprattutto completamente strane al vero significato di sostenibilità. Ecco, questa è la conclusione che mi sento di dare. Grazie Roberto per questo tuo importante contributo. Quindi, grazie a Roberto Nicolucci, ingegnere e presidente di Tecno.